Nella Ronchese che deve vincere almeno una delle due gare, gli acciaccati Bergesio e Carminati vanno in panchina, mentre l'infortunato Torre, fermato da un malanno muscolare, viene sostituito dal riciclato abruzzese. Il Santa Tiziana invece, in virtù del miglior posizionamento in campionato, ha due risultati su tre, si presenta quindi a Ronco con uno schieramento più abbottonato, dove Mereu, il terminale offensivo, e Campisi e Trocino sono pronti a subentrare dalla panchina. Il Santa Tiziana però vuole subito dare l'impronta alla gara e sugli sviluppi di una rimessa laterale la Torre è di Vera Alvarado, Bonadies colpisce sporco agevolando la presa di Davide Romeo. La violenta punizione di Urso costringe Romeo alla respinta legittimando la sterile supremazia ospite nei primi 31 minuti, mentre un altro piazzato, questa volta di Giuseppe Repetto, è il primo tentativo di una Ronchese opaca. Piovesan si esibisce in questo plastico intervento per intercettare la battuta. E ancora l'estremo ospite con questa deviazione impercettibile a dire di no al piazzato di Andrea Romero quando mancano oramai 3 minuti al riposo. La ripresa filmata e montata da Simone Maggi si accende al 16esimo con l'imbucata di 10 per Piccardo che sciupa così. Neanche 60 secondi dopo ancora 10 accelera in velocità, ma tu per tu con Piovesan abortisce con questa conclusione alle stelle. L'imbucata di Campisi al 34esimo spalanca le porte all'inserimento in area di Casarino che va giù in area. È da rivedere l'intervento sull'esterno difensivo ospite. La chance per portare via la posta piena per gli ospiti capita a Mereu, ma il suo tap-in tu per tu viene miracolosamente respinto da Davide Romeo prima che Torromino si veda murare da Panicucci la conclusione. Neanche un minuto dopo qualche parola di troppo di Andrea Romeo rivolta al direttore di gara costa il rosso al mancino di casa, mentre prima del robusto recupero addirittura 6 i minuti concessi dal signor Donato di Albenga, Bergesio va via in contropiede, ma il suo destro incrociato pettina il palo. Una gara dall'alto tasso emotivo che si conclude con nulla di fatto, un alto tasso emotivo in virtù delle due espulsioni, Romeo per la Ronchese e un'espulsione dalla panchina albanese per il Santa Tiziana, un risultato lo 0-0 finale che forse premia maggiormente gli ospiti in virtù del miglior piazzamento in classifica, a ritorno per la Ronchese servirà un'impresa. L'ottima prestazione dei due portieri Piovesan e Romeo certifica lo 0-0 finale.